Passiamo all'oggetto numero 3, intendimenti della Giunta regionale riguardo l'aggiornamento del piano faunistico regionale. Prego, consigliere Puletti. Grazie Presidente. Questa mia interrogazione è per chiedere appunto aggiornamenti sul piano faunistico venatorio, che sappiamo bene essere lo strumento di programmazione delle attività di conservazione, di salvaguardia e pratica venatoria della specie appartenente alla fauna selvatica presente sul territorio nazionale e tramite l'articolo 10 della legge 157 del 92,2 si dà mandato su questo argomento proprio alle regioni e alle province. Ricordo anche che l'attuale piano faunistico venatorio, attualmente in vigore, è stato approvato nel luglio del 2019, quindi prima. Dicevo che il piano faunistico venatorio attualmente in vigore è stato approvato nel luglio del 2019, quindi prima dell'insediamento di questa nuova maggioranza di centrodestra. E ricordo anche che all'epoca fu possibile approvare quel piano grazie anche alla responsabilità dimostrata dai rappresentanti della minoranza, allora di centrodestra, che garantirono il numero legale nell'emiciclo e che quindi hanno permesso il via libera ad un atto di fondamentale importanza per l'attività venatoria regionale, la quale altrimenti chiaramente avrebbe compromesso l'intera stagione venatoria. In questo quinquennio, quindi 19-2023, è chiaro che si sono susseguiti diversi avvicendamenti da un punto di vista normativo, ma anche da un punto di vista, diciamo, venatorio. Mi faccio ad esempio riferimento a quelli che possono essere appunto le direttive introdotte a livello europeo dell'habitat, le direttive di uccelli, le cosiddette zone umide, passando anche per la modifica di legge del 157 contenuta nella legge di bilancio del 23. Ma in questo quinquennio abbiamo avuto anche, per fortuna non in Umbria, ma comunque sia rappresenta un allarme, effetti sensibilmente incidenti sull'attività venatoria per quanto riguarda la peste suina africana, che chiaramente ha portato all'interdizione di intere aree di caccia. Situazioni analoghe, diciamo così, di allarmi si sono anche verificate per quanto riguarda chiaramente il ritorno dei grandi carnivori, in numero sufficientemente rilevante registrato sul suolo italico, ad esempio del lupo. Ma anche in Umbria non sono mancate problematiche riguardanti la gestione di alcune specie, come ad esempio i piccioni di città, i cormorani al lago Trasimeno. E anche un'amministrazione che più volte anche in quest'Aula abbiamo sottolineato abbastanza lacunosa per quanto riguarda gli allevamenti delle specie di lepre e fagiano, fino ad arrivare al contingentamento per mancanza di dati certi degli abbattimenti relativamente alla tortora selvatica, senza dimenticare le mancate deroghe alla caccia allo storno, alla tortora selvatica, come avvenuto nelle regioni a noi vicine. Tra l'altro, mi avvio alla conclusione, in Umbria si è più volte sottolineato come anche le doppiette siano in decrescita. Questa mattina sui quotidiani regionali c'era anche l'allarme di Federcaccia proprio sotto questo aspetto. A fronte di tutte queste dinamiche che si sono verificate, attraverso questa interrogazione sottoscritta anche dai colleghi Mancini e Castellari, chiedo all'assessore di sapere se è sua intenzione avviare le procedure e le interlocuzioni necessarie per il rinnovo e l'eventuale aggiornamento del piano faunistico venatorio. Grazie. Grazie consigliere, prego assessore Morroni. Grazie Presidente. Consigliera Puletti, il piano faunistico venatorio regionale 2019-2023 è stato approvato dall'Assemblea legislativa con delibera numero 331 dell'8 agosto del 2019 e ai sensi dell'articolo 3,3 della legge regionale 14 del 94 ha validità quinquennale. E comunque rimane valido fino all'approvazione del nuovo piano. L'assessorato intende comunque avviare il processo di VAS per l'approvazione del nuovo piano faunistico venatorio regionale, presumibilmente entro il mese di febbraio. Mi permetta poi di esprimere alcune considerazioni in merito ad alcune affermazioni che lei ha riportato nel testo dell'interrogazione. In particolare, vorrei far presente che per quanto attiene il piccione di città, con determinazione dirigenziale numero 2408 del 3 marzo del 2023,
È stato approvato il piano quinquennale 2023-2027 per il controllo del colombo di città. Per quanto attiene il cormorano, l'ISPRA non ha mai autorizzato il contenimento in Umbria e non mi pare che sia la prima volta che riporto questa notizia, comunque ripetere forse giova, per la carenza di segnalazioni di danni causati dalla specie. Storno, con determinazione dirigenziale numero 4872 dell'8 maggio del 2023, sono stati approvati gli interventi di controllo dello storno nel territorio regionale per il quinquennio 23-27. Torta selvatica, per carenza di segnalazioni di danni causati dalla specie, ad oggi non è possibile attuare il contenimento. Infine, desidero ribadire che per poter esercitare la caccia in deroga, anche questa mi pare una sottolineatura già fatta in passato in ripetute occasioni, ed in particolare allo storno, la norma prevede che vengano accertati gravi danni alle produzioni agricole. Grazie. Grazie Assessore, prego Consigliere per la replica. Allora, grazie Presidente. Innanzitutto, per quanto riguarda il piano faunistico venatorio, ringrazio l'Assessore per aver risposto nella celerità di quello che consente appunto la possibilità di interloquire con chi con quelli che sono gli attori protagonisti, quindi cacciatori e associazioni venatorie, in tempi stretti. Quindi da quanto ho capito comincerà a lavorare su questa tematica da febbraio, quindi da questo punto di vista non posso che ritenermi soddisfatta, ripeto, nelle tempistiche, anche perché la legislatura si avvia chiaramente verso la sua fine e quindi sarebbe importante comunque consegnare un piano faunistico venatorio che sia espressione di una maggioranza di centrodestra, non come quello che abbiamo chiaramente ereditato. Allo stesso tempo l'auspicio è che quel piano faunistico venatorio si poggi fondamentalmente su alcune azioni che ritengo fondamentali e che fino adesso forse hanno mancato un po' di presenza, che sono il dialogo, la partecipazione e il confronto. Soprattutto l'auspicio è anche quello di ascoltare, come dicevo prima, le associazioni venatorie, i cacciatori, ma soprattutto che quel piano faunistico venatorio, nuovo, espressione di una maggioranza di centrodestra, non subisca il peso opprimente di quello che può essere sia la burocrazia, sia gli esterismi di un ambientalismo militante, che ne possano sicuramente limitare la potenzialità. Ricordo anche che sul piano faunistico venatorio sono intervenute diverse associazioni. È intervenuta Federcaccia, sottolineando l'importanza, ad esempio, dei ripopolamenti, che forse non sono stati gestiti adeguatamente. La stessa Libera Caccia ha fatto riferimento a un miglior contenimento per quanto riguarda la questione del cinghiale. L'auspicio è anche quello di affrontare quelle che sono le dinamiche interne, i regolamenti interni agli ATC, che sicuramente necessitano di una nuova e profonda riforma nella loro governance, anche se credo e penso che negli Stati Generali in programma il 19 gennaio probabilmente questo argomento verrà affrontato. Aggiungo, avviandomi alla conclusione, che sarebbe importante intervenire su quelle che sono anche le limitazioni in termini di superficie per quelle zone di tipo C indicate all'interno delle ZAC, Assessore, sia nel tardo periodo primaverile che quello estivo. I grandi carnivori, le deroghe a cui lei più volte ha fatto riferimento, la questione della preapertura, la questione dei cormorani. Ricordo anche, in più un'occasione l'ho fatto, ma anche in questo caso probabilmente ripetere giova, i pareri dell'ISPRA non sono vincolanti e alcune associazioni e alcune regioni, come ad esempio Marche e Toscana, hanno derogato su danni sicuramente molto vicini a quelli presenti in Umbria. Se non erro parliamo di 2.500 euro, 2.300 euro di danni registrati. Detto questo, al di là di quelle che possono essere le visioni politiche diverse per quanto riguarda la caccia, Assessore, l'auspicio è semplicemente che si possa andare verso
un percorso comune e soprattutto rafforzato dalla presenza e dall'ascolto sia della politica ma anche soprattutto dei cittadini e delle associazioni venatorie. Grazie. Grazie, passiamo all'oggetto numero 5, intendimenti e chiarimenti posti in essere a tutela della categoria rivenditori ambulanti umbri, interroga il consigliere Pastorelli. Prego, consigliere. Sì, grazie Presidente, ovviamente questo è un tema che a noi sta molto a cuore. La categoria degli ambulanti costituisce un pilastro essenziale dell'economia regionale, contribuendo in modo rilevante al tessuto socio-economico della nostra comunità. Considerando quindi anche il recente dibattito riguardante le questioni legate alle concessioni balneari e la potenziale quindi ripercussione su categorie lavorative affini, quale quella dei venditori ambulanti, abbiamo assistito anche alle dichiarazioni del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini sul tema delle concessioni balneari e della sua influenza purtroppo in tale ambito. La storica posizione della Lega in merito, quindi riguardo la direttiva Bolkestein, ne condanna gli aspetti che potrebbero arrecare danno agli operatori economici, ai lavoratori italiani e ai lavoratori umbri. E quindi, valutato come il contesto attuale nel quale la piena applicazione della direttiva Bolkestein, le sentenze del TAR e del Consiglio di Stato determinano un impatto sulle attività degli ambulanti, ecco, tutto ciò premesso intendiamo interrogare la Giunta regionale al fine di sapere se siano state poste in essere iniziative o vengano previsti interventi specifici presso il Governo centrale in linea con la posizione storica della Lega e in accordo con le dichiarazioni del Ministro Salvini, volte a difendere e tutelare gli interessi della categoria economica degli ambulanti. Ricevere inoltre chiarimenti in merito all'azione o alle eventuali misure previste a sostegno di tali lavoratori, con particolare riferimento sulle possibili ripercussioni e alle sfide che questa situazione potrebbe comportare per la categoria in oggetto, ed infine conoscere se siano state poste in essere misure volte a garantire una tutela occupazionale della categoria economica in oggetto. Grazie Presidente. Grazie consigliere, prego assessore Fioroni. Allora, breve cronistoria per inquadrare quello che è un tema complesso su cui la Regione Umbria si è impegnata nel contesto di competenza che è quello della conferenza Stato-Regioni e della Commissione dello Sviluppo Economico, che tra altre cose ha un coordinatore proprio che è ascrivibile al partito del consigliere Pastorelli, quindi per certi aspetti rispecchia, per quanto è chiaramente un tema che coinvolge tutte le regioni regionali. Breve cronistoria: il 25 novembre il MIS ha approvato quelle che era del 2020 le linee guida per il rinnovo delle concessioni delle aree pubbliche, e le regioni, così come era previsto dal punto 13 delle linee guida, definiscono con propri interventi attuativi le modalità di rinnovo delle suddette concessioni. Come giunta regionale abbiamo chiesto all'ANCI regionale e all'associazione di categorie maggiormente rappresentative del settore osservazioni esplicative, ove necessario rispetto a quanto stabilito dal documento ministeriale, e con una delibera di giunta del 16 dicembre del 2020 abbiamo pubblicato sul Boro le modalità di rinnovo per le concessioni di aree pubbliche. Su questo la Regione Umbria ha avuto un comportamento sempre attivo volto a tutelare e difendere gli interessi di una categoria economica, soprattutto gli interessi degli investimenti fatti, partecipando a momenti di concertazione sia interregionali, quindi in seno alla conferenza delle regioni, sia negli incontri del Ministero, relativamente a tutti quei tavoli tecnici che hanno poi portato alla predisposizione del decreto legge su concorrenza 2023, che è stato approvato con legge dicembre 2023. E in materia di assegnazione delle concessioni per il commercio sulla Repubblica, la nuova legge sulla concorrenza all'articolo 11 contiene le disposizioni concernenti le modalità di assegnazione del commercio sulla Repubblica. E su questo abbiamo sollevato alcune perplessità riguardo al tema del rinnovo delle concessioni,
ha alla durata delle concessioni e ai criteri di selezione dei beneficiari. Un tema che è stato dibattuto anche in seno alla conferenza delle regioni, in particolar modo in seno alla Commissione dello Sviluppo Economico, con una priorità che è quella di garantire certezza giuridica in termini di durata delle concessioni senza ledere la concorrenza. E per questo l'obiettivo che vede anche schierato su questo la Regione Umbria è quello di abrogare l'articolo 11 della legge sulla concorrenza per poter recuperare quell'intesa che già era stata raggiunta nel lontano 2012 in seno alla conferenza dalle regioni in modo da garantire certezza giuridica e pratica delle concessioni. L'intesa del 2012 prevedeva che le concessioni devono avere una durata tale da garantire per gli operatori l'ammortamento degli investimenti, nonché un'equa remunerazione dei capitali investiti. Quello che stiamo assistendo in questo momento è in un quadro di incertezza, cito il caso dei balneari, che comunque nell'incertezza in questo momento nessuno sta facendo più investimenti proprio perché non si ha la contezza di un tempo sufficiente su cui poter effettuare ammortamenti. In ogni caso la durata della concessione non può essere inferiore ai 9 anni né superiore ai 12. Infine, in ordine ai criteri di selezione, l'intesa del 2012 dava priorità alla maggiore professionalità acquisita che necessariamente correlata al livello di anzianità che l'impresa ha. Relativamente alle misure poste in capo nel caso di quelle attività che fossero penalizzate da eventuali situazioni di cessazione e quindi di generazione di nuove condizioni di disoccupazione, la misura GOL che è in atto in attuazione del PNRR può essere una misura di politica attiva per prevista proprio dalle politiche attive regionali per cercare di finalizzare al massimo il reinserimento lavorativo, ma ripeto, il tema più rilevante è la posizione che come Regione abbiamo preso in seno alla conferenza di recuperare l'intesa del 2012 passando per l'abrogazione dell'articolo 11 del decreto concorrenza. Grazie Assessore, prego Consigliere Pastorelli. No, grazie, ringrazio l'assessore per la risposta. Ecco, evidentemente sono parzialmente tranquillizzato anche dall'attività che la Regione Umbria, la Giunta regionale sta mettendo, ponendo in essere per la tutela, quantomeno per arginare una direttiva idiota, permettetemi questo termine, e quindi cercare di arginare in qualche modo. Ecco, per non arrecare danni agli operatori economici, lo diceva lei Assessore, tra l'altro questa direttiva, questa incertezza sta fruttando anche un certo stallo sugli investimenti economici e quindi questa è anche una grossa preoccupazione che come Regione Umbria possiamo avere per quanto riguarda i nostri operatori economici e per l'economia regionale. Siamo una piccola regione, quindi tutti questi aspetti sono fondamentali per il tessuto economico regionale. Ecco, quindi volevo ringraziare per la risposta e per quello che state facendo e mi auguro che continuiate con fermezza su questa linea. Grazie.